meno che io sappia, perché ho provato a cercarlo e non l'ho trovato, perché le musiche di questo film del 1981 sì. erano dei Goblin. Vedi, che però non è stato fatto nessun album. Infatti da quelli che anche tu hai citato non c'era nell'81 l'album dei Goblin sull'altro inferno. Chissà se qualche 45 giri magari è uscito fuori dal film da qualche parte, non accreditato. Beh, io la discografia l'ho appena raccontata, sì, sì. Ma l'altro inferno non... Non c'era. Non c'era. Goblin come Goblin proprio? Sì, sì, proprio Goblin, sono proprio a vedere, proprio le formazioni loro. Bene, bene. Un successivo. Però il film, anche questo qui, non fu un gran successo e anche questa... purtroppo un pochettino hanno risentito anche i Goblin su questa cosa. E per quanto riguarda Rita Valli non nulla da aggiungere, ha vinto più premi lei in carriera a livello italiano che Sofia Loren addirittura, a parte che Sofia ha vinto l'Oscar, quindi premio per eccellenza. Però per quanto riguarda David Donatello, Nassi d'Argento, Golden Globe, Rita Valli da 47 in poi ne ha vinti tantissimi di questi premi. Ha partecipato a film incredibili, di cui uno nel 79, Crossing Jordan, insieme al figlio Carlo De Meglio. Vedi? Quindi sono sempre rincorsi. Se non che addirittura nel 94-95, Carlo De Meglio fece un film come diventare Rita Valli, un documentario sulla madre. Bello. Quindi questa accoppiata madre e figlia che si scambiavano un po'. Tutto sì, in famiglia, tutto no? In famiglia. Come dicevi prima con Kate Emerson. Sì, è vero. Sono scambiati praticamente i compositori e. Una volta lo si faceva, oggi se si provano a scambiare si muzzicano il collo. Oggi, anche su a livello musicale. Oggi no. È impressionante. Oggi no. Tanto è vero che comunque vedete le cose che succedevano comunque all'epoca. Un'altra colonna sonora sempre su Cinevox, perché si uccidono, copertina singola, etichetta verde, ristampato dalla BTF MS del 2009, era praticamente la ristampa dell'LP del 76 con il nome di Reale Impero Britannico. È uscito anche nel 99 è uscito anche un CD sempre su Cinevox, CD MDF 321, ed è la esatta ristampa del 76. Praticamente i Goblin è uno dei gruppi più collezionati, tanto è vero che scusate, che i dischi vennero stampati e comunque anche ristampati in grandi quantità. Per quanto riguarda il mercato collezionistico, in Italia sono molto abbastanza comuni e poco costosi, quindi tutto sommato ascoltare buona musica a poco prezzo oggi è penso che sia una chimera. Le uniche eccezioni, come dicevamo, sono le produzioni quelli collaterali, gli album di Cherry Five e Reale Impero Britannico sono due dischi molto molto rari. L'LP invece di Profondo Rosso ha una copertina laminata con etichetta nera e argento, guardate un po'. L'edizione originale aveva all'interno della copertina sul lato destro una grande scritta "Musica di Giorgio Gaslini", sostituita poi nelle stampe successive con la scritta "Musica di Goblin e Giorgio Gaslini". Questo è, diciamo, hanno cambiato anche la copertina, l'hanno fatta sempre apribile ma non laminata. Si trova anche sulla che fu ristampato, quindi sulla serie economica Orizzonte con copertina singola, mentre Roller aveva copertina apribile e un'etichetta personalizzata. Suspiria invece copertina singola e la busta interna apribile con le lettere DA, quindi vedi chi ha le iniziali di Dario Argento che si alzano all'apertura. E il Bagarozzo Mark, busta interna con testi, etichette personalizzate, un bel bagarozzone 3D. In 3D, molto stile fantasy, molto molto bello. In realtà è vivo, quindi. In realtà è vivo. Per quanto riguarda le stampe estere, Profondo Rosso è uscito in Giappone
Giappone su etichetta EMI Odeon. E ragazzi, continuiamo la prossima volta. Abbiamo sforato di tanto il tempo. Purtroppo, cioè, racchiudere in un'ora i Goblin, insomma, non si può fare. Musica, dai, non si può fare. Continuiamo la prossima volta con i Goblin, magari. Sì, l'ultimo accenno. Un saluto da Pietro Falasca, Lorenzo alla console e Gianluca. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti. Ho supplicato in ginocchio, rieccoci, almeno finiamo la discografia. Andiamo. Dai, mi sembrava brutto. 5 minuti, racchiudiamo tutto. Racchiudiamo tutto. Dicevamo, Profondo Rosso in Giappone, EMI Odeon, Germania, Ariola, Olanda, CNR, Portogallo, Imavox, Australia, Laser. Esiste anche un bootleg con una diversa sequenza di brani intitolato Deep Red, probabilmente dagli USA. E una seconda edizione giapponese poi venne pubblicato con il titolo Suspiria 2 dopo l'uscita di quel film. Il disco è uscito anche in Brasile con il titolo Preludio Paramatar su RCA Victor 204-4401 del 76. Inoltre un singolo con Profondo Rosso e Dead Dice è uscito in Germania per la Ariola nel 76 con copertina diversa, mentre Roller è uscito in Giappone, King Seven Seas, Canada e Attic con due diverse etichette. Suspiria, sempre Giappone e Canada, Francia, Inghilterra, Il fantastico viaggio del Bagarozzo Mark anche in Giappone, Zombie, Giappone, Francia, Germania, USA con il titolo Dawn of the Dead. Una ristampa abbastanza recente del Bagarozzo Mark è stata pubblicata in Corea dalla M2U, edizione limitata a 2000 copie, con mini copertina apribile, sempre con copertine mini LP. Sono ristampe del 2007 prodotte dall'etichetta giapponese Arcangelo per Profondo Rosso, ARC 7217, due CD con bonus track, Roller 7219, Suspiria 7220 con bonus track, Il fantastico viaggio del Bagarozzo, Ark 7221, Zombie 7222 bonus track, tutti i CD anche inclusi insieme con Tenebre, Cherry 5 in un cofanetto dal titolo Suspiria Box su Arcangelo ARC 173. E un'altra colonna sonora dai Goblin è quella del film Solamente Nero. Qui c'è un'altra chicca, ragazzi, di Antonio Bido del 78, in inglese The Bloodstained Shadow, composta da Stelvio Cipriani. E l'ultimo album in studio dei Goblin, Back to the Goblin, nel 2005, è stato stampato in vinile nel 2009 dalla Giallo Music in edizione numerata con copertina apribile e vinile nero, 400 copie o rosso, 100 copie tappetino. L'album contiene gli stessi versioni CD, ma Magic Thriller e Victor sono in posizione invertita. E qua ho detto tutto, vi lascio alla musica, vi rinnovo i saluti e vi do appuntamento per venerdì prossimo. Ricordate, scaricate le puntate precedenti che sono belle. Ciao a tutti!